Esordio a reti bianche in eccellenza per il Cili Verghe, che a casa Cili non va oltre lo 0-0 contro il Prevalle. I ragazzi di Mister Crotti si schierano con il 4-3-1-2 con Gallina tra i pali. Pizzoni, Fantoni, Gentile, Cestana in difesa. Falchetto, Albini, Pasina, Centrocampo, Valotti dietro le due punte che sono Guccione e Scidone. Partita fin dai primi minuti molto equilibrata che vede però una superiorità del Prevalle che riesce così a collezionare la prima occasione della parità, Passaggio sbagliato da Cestana all'indietro, Gullit brucia in velocità la difesa del Ciliverga e serve centralmente Bignotti che però regala il pallone nelle mani di Gallina. Da qui in poi il Ciliverga prende le mano il pallino del gioco e colleziona così la sua prima occasione al 26esimo, punizione battuta velocemente da Labini che serve Valotti, il 10 tenta una serpentina che si conclude con un tiro facile da parare per Arrighi. Tre minuti più tardi i padroni di casa si riaffacciano ancora una volta nell'area avversaria trovando l'occasione con Guccione che tenta una conclusione che viene respinta dall'estremo difensore ospite sulla palla arriva per primo Scidone che è però in posizione irregolare. Nella ripresa, gli ospiti sembrano iniziare meglio rispetto ai gialloblu e al terzo hanno una grande occasione. Gullet riceve all'interno dell'area piccola con una sponda di Papa Dazson. nonostante ciò, il 9 del Prevalle spara alle stelle. Da qui in poi, i ragazzi di Crotti iniziano un assalto vero e proprio verso l'area ospite, andando più volte vicino al gol. La prima volta alla settima con Guccione che con un tiro al volo centra in pieno la traversa. Dopo due minuti il 9 è ancora protagonista, questa volta come assist man quando trova Pasini in mezzo all'area di rigore che incorna in tuffo il pallone, Arrighi è magistrale a respingere sul palo. Le ultime due occasioni del match arrivano entrambe da palla ferma, prima con Gentile al 39 che riceve palla da una punizione di Falchetto e tutto solo colpisce di testa verso la porta dove ancora una volta Arrighi respinge a lato. Seconda è con Pizzoni, che allo scadere, sempre di testa, tenta una conclusione che va alta di pochissimo. Dopo tre minuti di recupero, l'arbitro chiude l'ostilità e consigna così un punto a entrambe le compagini. I giallo blu torneranno in campo questo mercoledì per continuare la sfida contro il prevalle in Coppa Italia. Valida per la seconda giornata alle ore 20:30 a casa Cili.